Ignazio Moser felice, l'incontro con Belen e l'amicizia con Iannone. Il ciclista Ignazio Moser e la showgirl Cecilia Rodriguez raccontano le presentazioni ai loro familiari. I due ex concorrenti del Grande Fratello VIP Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano la loro storia d'amore senza le telecamere. Il rapporto sembrerebbe essersi rafforzato e i due giovani ragazzi hanno deciso di procedere con le presentazioni. La nascita della loro relazione all'interno del reality non aveva sicuramente creato dei buoni presupposti, per cui i timori erano tanti. Ignazio ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in edicola domani 13 dicembre, in cui rivela le sue preoccupazioni e quelle della compagna in merito ai giudizi dei loro cari. Sembrerebbe però che, dopo dei momenti iniziali di esitazione e di analisi, tutto si sia risolto ed adesso regna la pace e la stabilità. Il ciclista temeva il giudizio di Belen. Durante l'intervista il figlio di Francesco Moser afferma di non aver avuto molti problemi nell'ottenere l'appoggio della madre. Quest'ultima ha inizialmente parlato al telefono con Cecilia, e solo successivamente sarebbe avvenuta la presentazione di persona. Ignazio riconosce che il padre effettivamente aveva adottato un comportamento freddo nei confronti della sua compagna, ma dopo averci parlato, e dopo aver rotto il ghiaccio, Francesco avrebbe invitato l'Argentina a giocare. L'approvazione della sua famiglia lo ha reso senza ombra di dubbio molto felice e sereno nel viversi questa storia. Alla fine quindi tutto sembrerebbe essersi risolto e sono stati eliminati i pregiudizi iniziali causati dalla loro permanenza all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Il giovane Moser ha affermato di temere il giudizio di Belen, la quale invece si è dimostrata dolce e molto carina. Ottenuta l'approvazione di Belen. La showgirl argentina Belen avrebbe confessato al compagno della sorella Cecilia che a causa della loro relazione, avrebbe perso ben 10 anni di vita. Le preoccupazioni e le dicerie che si erano create, l'avrebbero agitata a tal punto da sentirsi invecchiata di colpo. Infine Ignazio dichiara di aver legato anche con il campione Andrea Iannone, e la loro intesa è tale da sentirsi indipendentemente dalle sorelle Rodriguez.